Buongiorno, anche io voglio sinceramente ringraziare tutte le autorità presenti, i cittadini. Un saluto e un abbraccio affettuoso in particolare ad Antonio Moretti, presidente dell'ANPI, che con il suo impegno di giovane ha lottato per liberare questa città dai nazisti e dalle coperture dei cecchini fascisti nelle quattro giornate di Napoli. Quindi sei una memoria vivente e una memoria storica. Le parole sono importanti. Le parole certe volte provocano anche polemiche, dialettica democratica, qualche volta anche polemiche pretestuose. Invece gli atti formali sono quelli che rimangono per sempre. Questo luogo è stato intestato per molti anni al signor dottor Gaetano Azzariti. Tutti sapevano chi era, anche chi si proclamava convintamente antifascista, però nessuno aveva il coraggio. Io ricordo che quando affrontammo in commissione toponomastica questa pratica, effettivamente ci raccontavano delle resistenze di cambiare il nome, perché Gaetano Azzariti era il presidente del Tribunale della Razza, c'era un magistrato. Però qualcuno dice: ma come, noi dobbiamo togliere la targa a un magistrato? Ma del resto i nazisti e i fascisti con la legalità formale hanno fatto quei crimini. Là c'erano le carte da bollo che funzionavano. C'erano i capi di Stato, i capi di governo, i ministri, non c'era solo quello che portava il treno che andava a Auschwitz o a Dachau, c'era pure un popolo che faceva questo, ma c'erano persone che ricoprivano incarichi di Stato e legalità formale. Oggi chiunque passa, ovviamente moltissimi non sanno chi è Luciana Pacifici, ma con i mezzi che ci sono oggi di sapere, di conoscenza e di divulgazione, vanno su internet, digitano e trovano che questa bambina ebrea di pochi mesi fu uccisa nel viaggio tra Napoli e Auschwitz. Questo è un fatto. Ecco perché è importante che questa città ricordi sempre le profonde radici di antifascismo, di libertà, di giustizia, di uguaglianza e di fratellanza. Proprio perché siamo Napoli, è una città che deve esprimere il proprio pensiero libero, anche quando è dissonante, anche quando c'è dissenso. Bisogna capire che su questo tema Napoli è profondamente contro i valori, il disvalore, la barbarie, il crimine che ha portato al fascismo e al nazismo. Quindi su questo credo che sia un fatto importante che ci riempie di orgoglio, ed effettivamente in questi anni, certe volte pur tra le polemiche, perché magari si esprimono delle opinioni che non tutti possono condividere, ma nessuno può mettere in discussione l'impegno formalmente, concretamente, fattivamente, politicamente, eticamente, che questa città e questa amministrazione ha messo in campo con atti concludenti, perché i fatti rimangono, le parole certe volte col vento, soprattutto in epoca di cambiamenti climatici, si dissolvono rapidamente. Quindi nessuno abbia mai dubbi sullo schieramento di questa città e lo faremo sempre, indipendentemente dal consenso politico. Oggi c'è chi pensa di creare consenso attraverso la caccia al nemico. A noi questa cultura non ci appartiene, perché difendere i valori della libertà non c'entra niente col consenso politico. Sono valori della vita, sono valori dell'umanità, sono valori scolpiti nelle Dichiarazioni Universali dei Diritti dell'Uomo, nella nostra Costituzione bellissima, nata dalla resistenza al nazifascismo. E ricordiamo nel chiudere che la Costituzione sì vive grazie al Parlamento, ai governi, alle istituzioni, ma la Costituzione vive soprattutto se ognuno di noi ogni giorno la facciamo vivere scegliendo da che parte sta, perché ogni giorno si fa una scelta o costituzionalmente orientata o in qualche modo quantomeno di indifferenza nei confronti dei valori costituzionali. Quindi noi la sentiamo molto ed è molto bello che stiamo coinvolgendo sempre di più i bambini e i ragazzi. Io sto venendo dall'incontro dei ragazzi, perché quando ti formi sin da bambino su questi valori è difficile o quasi impossibile che potrai scegliere la via del male, perché anche quella è una scelta tra l'amore, tra il bene e il male. Quindi grazie e buona giornata della memoria a tutti.